L'associazione Faustinum è stata fondata il 6 marzo del 1996 dal metropolita arcivescovo di Cracovia, su richiesta della superiore generale della Congregazione delle Suore di Nostra Signora della Misericordia. La sede dell'associazione Faustinum si trova nel Centro Mondiale per il Culto della Divina Misericordia a Cracovia. Gli scopi dell'associazione sono adoperarsi per la perfezione cristiana, cioè per perfezionare l'amore, seguendo la via della fiducia in Dio e della misericordia verso il prossimo. 2. Venire a conoscere e proclamare il mistero della Divina Misericordia come rivelato più pienamente nel Cristo crocifisso e risorto. 3. Per implorare la misericordia di Dio per il mondo intero, specialmente per i cristiani, come per i sacerdoti e i religiosi. L'associazione Faustinum, come abbiamo visto nel video precedente, è associazione pubblica, ha personalità giuridica ecclesiale, può costituire proprie comunità presso le parrocchie, e non solo presso le case della Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia. Il sito delle Suore della Congregazione della Beata Vergine Maria della Misericordia sottolinea che l'associazione Faustinum rileva la missione di Santa Suor Faustina in forma pura, senza mescolanze. La spiritualità e la missione apostolica in Faustinum sono proprio quelle di Santa Suor Faustina. L'associazione Faustinum rileva tutti i compiti del movimento apostolico della Divina Misericordia, e cioè tendere alla santità tramite la via indicata da Santa Faustina. Annunciare il messaggio della misericordia e impetrare la divina misericordia per il mondo intero e soprattutto per i peccatori, ma in modo particolare si concentra sulla formazione spirituale e apostolica. Nell'associazione si distinguono i volontari e i membri. L'associazione Faustinum riunisce i sacerdoti, le persone consacrate e i fedeli laici prima come volontari e dopo come membri che, dopo la conclusione della loro formazione di base, possono pronunciare i voti di dedicarsi e di servire la Divina Misericordia. I volontari collaborano all'associazione e nello stesso tempo alla Congregazione della Beata Vergine Maria della Misericordia, prendendo alcuni obblighi cristiani: curare la conoscenza del mistero della Divina Misericordia, approfondire l'atteggiamento di fiducia che si esprime nell'adempimento della volontà di Dio, compiere durante il giorno almeno un atto di misericordia nei confronti del prossimo, attraverso l'azione, la parola e la preghiera, e poi recitare la coroncina alla Divina Misericordia. Il volontario partecipa a tutte le promesse che il Signore Gesù fece a tutti gli apostoli della Divina Misericordia. Inoltre, i volontari possono attingere alla formazione programmata degli apostoli della Divina Misericordia in comunità oppure individualmente, ordinando il materiale di formazione alla segreteria di Faustinum. Dopo un anno di volontariato si può chiedere di diventare membro dell'associazione. I membri, oltre agli impegni che vivono anche i volontari dell'associazione, entrano più profondamente nella spiritualità e nella missione apostolica di Santa Faustina e diventano i collaboratori più stretti della Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia. I membri hanno l'obbligo di accostarsi regolarmente ai Santissimi Sacramenti, l'osservanza dello statuto e delle delibere dell'associazione e il pagamento delle quote associative.
Il membro di Faustinum ha un direttore spirituale fisso e compie una lunga formazione di base. Può chiedere di pronunciare i voti e di mettersi a servizio della Divina Misericordia. Inizialmente per un tempo di un anno e dopo 5 anni per tutta la vita. La formazione di base nell'associazione Faustinum in ciclo mensile dura 4 anni, alla fine dei quali bisogna superare un test formativo scritto. Se non si passa il test di verifica, il membro torna ad essere volontario. Dopo il superamento con voto positivo del test, i membri hanno il diritto di portare lo stemma di Faustinum e di partecipare alla formazione permanente. Il primo anno si approfondiscono i fondamenti riguardanti il mistero della Divina Misericordia, l'essenza della vita spirituale e i mezzi che conducono allo sviluppo di essa e della missione di Santa Suor Faustina. Il secondo anno di formazione si svolge sotto il motto «Alla scuola della fiducia». Il terzo anno è scuola della misericordia e il quarto scuola della collaborazione dell'uomo con la Divina Misericordia. I temi singoli sono elaborati in base ai testi delle Sacre Scritture, l'insegnamento della Chiesa e il diario di Santa Faustina. Inoltre, sull'esempio della mistica, vengono proposte ai partecipanti delle indicazioni pratiche. I membri e i volontari di Faustinum si prendono cura nelle loro parrocchie della preparazione della festa della Divina Misericordia la prima domenica dopo Pasqua e delle celebrazioni del ricordo liturgico di Santa Faustina il 5 ottobre. L'associazione Faustinum mantiene contatti con le varie comunità che costituiscono il movimento apostolico della Divina Misericordia in tutto il mondo. Organizza oppure partecipa ai congressi, alle riunioni o agli incontri nazionali oppure internazionali degli Apostoli della Divina Misericordia. Le comunità Faustinum organizzano dei pellegrinaggi a Cracovia o nei posti legati alla vita e alla missione di Santa Faustina. Come realizzare nuove comunità dell'associazione? Per poter costituire nelle parrocchie la comunità di Faustinum è necessaria l'approvazione del vescovo ordinario della diocesi nonché la richiesta del parroco di quella data parrocchia. Ci devono essere almeno 10 membri che vogliono intraprendere questo cammino di fede. Ci devono essere le condizioni per poter fare formazione. La formazione comunitaria nelle parrocchie è possibile qualora ci sia un gruppo di persone riunite nell'associazione Faustinum e un sacerdote disponibile alla formazione secondo il programma obbligatorio dell'associazione che si assume la responsabilità di seguire il gruppo.